Siamo con Capitano Bosco, un'altra grande prova di maturità, lo si è detto anche poco fa con Mister Didu, quarta vittoria di fila, grande applicazione, grande intensità per tutti i 90 minuti, si è partiti fortissimo, non siete riusciti a trovare il gol nel primo tempo, poi la punizione di Didio, diciamo, ha portato un vantaggio più che meritato per quanto si è visto in campo oggi. Sì, ci eravamo detti che quando si ha un filotto così importante è importante l'approccio, perché quando incontri squadre che si devono salvare vengono per fare partita, comunque sia l'atteggiamento ti trovi sicuramente davanti squadre che ti lasciano poco, quindi era importante pareggiare almeno l'atteggiamento e far vedere il divario che c'è in classifica, perché noi dobbiamo avere consapevolezza. Sono contento perché in passato ci è capitato di non riuscire magari a sbloccare una partita e poi magari siamo stati puniti, invece oggi siamo stati bravi perché dopo un primo tempo dove secondo me dovevamo essere in vantaggio abbiamo continuato a giocare e niente, sono d'accordo con te, è una prova di grande maturità da parte di tutti. Un altro bel mattoncino per quello che è il vostro obiettivo finale, questi playoff che cercate di raggiungere. Domenica prossima si va a giocare contro il Ligorna. Terzo posto sembra adesso la portata di questo gruppo, di questa squadra, perché c'è davvero tanta unità di intenti, nonostante una piazza come quella di Vado, che a livello di tifo, a parte il gruppo di giovani supporter che abbiamo visto oggi, Chitolina, non è così calda, quindi anche trovare le motivazioni, la spinta per poter giocare questo tipo di partita non è sicuramente facile. Sì, però questo è un gruppo che di motivazioni ne deve avere perché dall'inizio che lavoriamo per cercare di ottenere il massimo, se il massimo significa raggiungere il terzo posto, noi dobbiamo lasciare l'anima, il sangue e continuare a lavorare per raggiungerlo. Però sappiamo che ci aspetta un altro filotto di partite importante, la prima è una bella partita, ci siamo meritati di andarci a giocare una bella partita là e non vediamo l'ora di affrontarli.